Viaggiatori! Eccoci qua, quarto episodio di Pechino Express, la rotta del dragone. Devo dire che vi sta piacendo tantissimo. Esatto. Io vi ricordo che Pechino Express, la rotta del dragone, va in onda tutti i giovedì alle 21.15 in esclusiva su Sky. Sì. In descrizione trovate il link con l'offerta di Sky. Mi raccomando, andate a cliccare. Vi ricordo di commentare con l'hashtag Pechino Express. Dai. Mettete like, commentate il video. Via! Benvenuti alla quarta tappa di Pechino Express. Questa sarà una tappa fondamentale, perché sarà l'ultima in questo paese. Ah, lasciamo il Vietnam e ci dirigiamo verso il Laos. Sì. Ah, è vero. E in questa tappa sono sicuro che scopriremo dei lati delle vostre personalità, insomma, nuove. In pratica, voleranno stracci. Ok. Un po' di pepe. Vuoi andare in Laos? Sì, sono già là. Sono già Laos. Abbiamo delle altre coppie molto in forma, come... ovviamente Caressa. Sai che forma? Guarda quanto è in forma! Ci siamo fatti un'idea un po' di quelli meno forti, perché secondo me non è tanto una questione fisica, è una questione anche di astuzia. Non possiamo dire che arriverete in Sri Lanka. Gli stanno delle poco astute, quindi. Sarà una tappa in cui avrete la fortuna di incontrare alcune delle più antiche tribù. Piano che si rovescia tutta la situazione. 454 chilometri. È bella lunghetta. Sì. Partirete da Laokai, cercando di raggiungere Da Van. Laokai Da Van. Che arriverà al Libro Rosso, volerà direttamente in Laos, conquistando l'immunità. Fino al traguardo della città di Dien Bien Phu. È bella questa. Dien Bien Phu. Sta per iniziare a piovere. No, sta già piovendo. Guarda lì. Pasticceri, in quanto vincitori della scorsa tappa, ora potete penalizzare due coppie da 10 a 15 minuti. Vai, chi scegliete? Restituiamo il favore a Caressa con 15 minuti però. Ah. Gli altri 10 li diamo a Nancy, ai brillanti. Sono sempre le solite tre coppie che si scambiano. Perché sono i più forti. Alla fine anche con i malus riescono sempre ad arrivare alti. Prima di partire voglio presentarvi qualcuno. Le donne della tribù Muong. Eccole qui! Tutte. Sì, sono tutte queste. Ce ne 5. No, 6. No, 7, 8. Quante sono? Se secondo me vengono con ci noi. Ci sarà! Queste vengono con noi. Dopo essersi portata a Frupar in giro per tutto il mondo. Ogni coppia dovrà viaggiare con una di loro. La dovrà accompagnare a casa. Ah. Nel villaggio. E devono portarla a casa? Il mio inviato Fru vi sta aspettando da quelle parti. Ma di schiena? Sta facendo stretch. Pronti? Sì. Pronti. 3, 2, 1. Parte Pechino Express! Partiti! Guarda come zompano! Andiamo, signora! Poi sono tutte piccoline, guarda che carine! Qua mi chiappa da... mi chiappa da Schumacher il cinese! Come cinese? No, ma cinese no, no! Le donne della tribù Muong sembrano aver fretta di tornare a casa. E ah, guarda che prende passaggi! Grazie al loro aiuto, giganti ed Italia-Argentina salgono insieme su un minibus. No. Madonna, ma sono delle professioniste dell'autostop! Scattanti. Ma non è che sono le campionesse di Pechino, del Vietnam? Del luogo. Il pullman è stato un casino, è stato un assalto praticamente. Butto da voi! Ah, tutti sul pullman sono saliti. Tre coppie. Oddio. Stiamo salendo pure i fratem che volevano salire. C'è un overbooking. Too much. Go! Hey, please! Ah no, c'è qualcuno già dentro. Tutti hanno dentro. Ma quello che guida sto furgoncino, ha capito quant'è la capienza? Come un po' per terra. Soprattutto che nessuno lo paga poi. Antonella sembra soddisfatta del sorpasso ai danni delle ballerine. La super competizione l'ho sempre avuta per le donne, nel senso le donne verso di me. No, secondo me loro hanno fatto un giudizio della tappa che hanno vissuto. Secondo me è meglio che si stanno zitti. Ma ancora, ma basta. Ma gli hanno fatto una domanda, hanno risposto a seconda della classifica della scorsa volta. Wait. Loro hanno preso l'unica che non chiede passaggi. Che non le aiuta. Via! Andiamo. Vieni. Anzi, non è partita. Guarda come si divertono. Le ballerine hanno trovato un passaggio. No, oh, ce l'hanno fatta. Come Fratm. Okay. Come on. E pasticceri. Signora, let's go. Signora, andiamo. Sento l'umidità di quel luogo. Sì, da qui. Mi sento bagnato. Le amiche, invece, sono ancora in difficoltà. Questo? Cos'è? Questo? Ma è Aladdin. È il tappeto di Aladdin. Il tappeto volante. Ma stava investendo. Fermo. Come lo chiamo? E mentre i brillanti, seguendo la signora, decidono di camminare ed uscire dal centro abitato. Ma la signora vuole arrivare a casa a piedi. I Caressa riescono a partire velocemente. Sì, papà, sì. Leo sei magica, porca zozza. Li sta prendendo tutti lei i passaggi. Bravissimo. In prima posizione Italia-Argentina e giganti che viaggiano insieme. Perché hanno preso il bus. E le ballerine, che attualmente sono in quarta posizione.
Ci lascia qua. Why? Perché? Oh, addio. Deve andare da un'altra parte. Addio. Al sesto i brillanti, che continuano a camminare verso le montagne. Niente, vanno a piedi loro, basta. Ed in ultima posizione le amiche. Ok, thank you. Ok, vieni. Che per provare a rimontare puntano un pick up. Eh beh, questo spinge, eh. E a rendere tutto più semplice, ritorna il temporale. Mamma mia, ma questo è un monsone. Ma questa è una tappa complicata, eh. Tramutandola improvvisamente in una gara di nuoto. Lui è tutta una presentazione di un evento. Una presentazione fantoziana. Per le coppie in strada, oltre a bagnarsi, arrivano i sorpassi. Guarda, carezza. Quindi ballerine e i pasticceri sono rimasti giù. Sì. Le amiche sono su una macchina che, nonostante l'intensità della pioggia, riesce ad essere veloce. Di carezza. Porca madosca. Sono lì, eh. Superati. Bravo. Il pick up 4x4. Sono proprio che sorpasso era? Ma in non curva lo so. Non lo so. Con 14 macchine davanti. Non è molto legale, comunque, come sta guidando quello del pick up. Da rivedere un po' il codice della strada lì, eh. La macchina che porta le amiche fa dei sorpassi impossibili, pericolosissimi. Ma infatti dentro sento il vulcano che cresce, perché ho paura e sono arrabbiato. Ora rientra, che curva. No. Ma si sta cagando sotto. Ma pure io me lo cioè, ma la fai addosso. Guarda la tizia in mezzo. Sta che pregando. Ma chi me l'ha fatto fare? Tutti i santi vietnamiti. Oh, anche questa curva non siamo morti. Bisogna festeggiare le piccole cose. Ma su sta strada con quest'acqua, c'è una situazione brutta. Nebbia, pioggia, non si fa così. C'ha ragione papà Fabio. Sì, però se era sul pick up lo vedevi addirittura dietro così. Mentre il gruppo di testa ha quasi raggiunto il villaggio delle donne della tribù Hmong, conoscibili per i loro bellissimi abiti colorati. Ma che bello! Arrivate al villaggio. Ma fanno non scivolare? Io avrei già piantato 4-5 scivoloni. Tutte le coppie seguono fino a casa la propria donna. Devono accompagnarla a casa, proprio fin dentro. Sì, devono aspettare che entri. Entra subito, ci chiude la porta in faccia. Grazie. Ok, grazie. Perché devono leggere il cartello. Avete osservato bene la donna che era con voi. Dovete vestirvi come lei. Uguale. Cioè, chi l'ha guardata? Poi aveva questa cintura. Madonna, ha guardata bene. No, ma dovevi far vestire Christian. Ma guarda, non vuol dire che cazzaggia fa. Non avevo tu. Guarda. Non avevo tu piso Antonio. Antonio è sempre un figurino, eh. C'ha sempre eleganza, classe. Tamo. Okay. Giusto. Perfetti. Oh, eccoci, grazie. Good. Beh, bravi tutti. Una volta indossati i vestiti giusti, io proporrei ad Antonio di rimanere così, comunque. Sì. Tutta la puntata. Merita tantissimo. È molto carino, sì. È un po' Sandokan anche. Che grande. E possono così correre per raggiungere Fru. Ma perché la portano dietro? Per fargli dire dove devono andare, da che parte devono andare. Sta aspettando in un maestoso e storico palazzo di Bacca. Mamma mia. Wow. Questi sono i palazzi della colonizzazione francese. Questa era la modestissima dimora della famiglia Hoang, la più ricca della cittadina di Bacca. In questo splendido... Non me l'aspettavo. Da dove è uscito? Io mi faccio la doccia, voglio una foto. Madonna, il cameraman tutto lurido, guarda lì. Avete ancora addosso gli abiti della tribù Hmong? Sì. Vi sono piaciuti? Tanto. Ma lei se li ha portati dietro. La gara per oggi termina qui. Ok. Ah. Cioè? C'è uno stop? È che la prima coppia ad arrivare qui riceverà un premio molto importante. Soprattutto in una giornata di pioggia come questa. Un ombrello. Non dovrà cercare dove dormire, perché ho già provveduto io a trovare un alloggio per loro. Ok, quindi i primi hanno un alloggio e gli altri devono cercarsi. Che costo tempo. Wow. Secondo me l'hanno interrotta comunque perché faceva troppo brutto. È possibile. Sì, anche perché poi con le macchine lì skinnano robe. La terza notizia è che siete voi le prime. Bravissime. Hanno volato. Il riscatto. Tanto le quattro coppie in coda raggiungono il villaggio insieme alle donne che le accompagnano. Madonna, quanto la butta. Ma come fai a trovare alloggio? Cioè, ti presenti a casa degli altri pure tutto così bagnato. Forse fai un pochino più di... Però fai un po' più pena. Un po' più pena. Ecco. Ma mi sporchi tutta la casa. Oh, ecco qua. Che fa? Ah, questi devono ancora fare tutta la... Sì. La donna ce l'abbiamo, poi decidiamo di vestire papà. Ci speravo un po', eh. Io un po' ci ho sperato e sono contento. Sono molto soddisfatto. Sì. Di mettergli questa bella gonnellina. Ma è fantastico. Io propongo di lasciarlo così fino al prossimo mondiale. Tanto che senza giacca poi. Ci mette paura, sta attento. Ok. Ok. Dove va? Gli stai entrando in casa, non devi entrare.
Grazie, Sean. Ma dove va? Fabio, dove vai? I miei bei pasticciotti. Fabio, come stai? Alcune cose mi hanno fatto arrabbiare. Calimero. Comunque lui è la quarta puntata che è arrabbiato, cioè si arrabbia ogni puntata per qualcosa di diverso. Sentiamo. Però stavolta mi sa che ha ragione. Se è quello che penso, sì. Non siamo una gara di Formula 1. Fru si prende però il cazzettone. Ma con chi si sta arrabbiando? Con Fru. Tutta no, colpa, cioè, di Fru, palese. Dovrebbe con le amiche neanche puoi arrabbiarti. Cioè io salgo in macchina di uno, se questo fa Alonso. Però gliel'hanno anche detto. Esatto, cosa devo fare io? Se tu vuoi correre va bene, ma se mi superi rischi di buttarmi fuori strada. E questa cosa non si fa. Quindi vuole un faccia a faccia con l'autista. Se loro vogliono rischiare va bene. C'ho mia figlia a bordo. Non è una gara di Formula 1 questa. Cioè però ha ragione. Mi sento di dargli un po' ragione. No, per me ha totalmente ragione. L'unica cosa è con chi ti sta arrabbiando, che per me è sbagliato. Sì. Perché le amiche erano lì che dicevano di rallentare a quello lì. Cosa dove fare? Sono infuriato. Oh, madonna. Vabbè, quando gli parte così è un po' arrabbiato, adesso si calma. L'è abituata, lei quindi. Già sa. Domani mattina si calma, penso. Certo. Va bene, basta, scusa, adesso mi calmo. Scusa, ma sono arrivato un po' nervoso. Lui si è beccato tutto addosso. Chissà cosa gli sta frullando nella testa. Questa è carina. E ora andate a riscaldarvi nella cittadina di Baca. Grazie. Non vediamo l'ora. Ho avuto molta paura. L'ho visto. Sì, un po' terrorizzato. Non è più un gioco. Ma che c***o vuoi venire a rischiare la vita tua in Vietnam? Ma non abbia rischiato la vita. Ma col c***o. Ma col c***o. Non so se hai sentito, ma sì, ha detto col campanaccio, io so. Col campanaccio! Ha detto proprio così. Col campanaccio! Furibondo. Sono incazzato nero. Incampanacciato. Ma non, cioè, si era calmato dopo su quando aveva detto ora mi calmo. E domani io dico che esigo un provvedimento. A chi lo diamo? Ma scusa, vuole togliere la patente a quello. Beh. Sì. Io sarei d'accordo. Sì. Chiamiamo le autorità. Facciamo vedere la targa, perché alla fine è lui che ha sbagliato. No, c'è cazzo cazzo di caso. C'è della magia. C'è della magia. Dove dici di andare? Ma che ne so, ma non c'è nemmeno più nessuno in giro qui. Mamma mia, meno male che abbiamo già la casa. Meno male. Ma chi è questo? È il tizio che dovrebbe ospitarle. Ah, è vero che loro due sono a posto. Che bello, questo è bello. Adoro. Adorio. Per terra, please. On the floor. Please. Please. E dici sì. Con bocciò. Capito, molto. Non ho posto per tutti. Don't have money. Bisogna trovare casa assolutamente, perché siamo fradici e dobbiamo cambiarci. Ma qua non stanno giocando il solito trucco. Chiese, templi. Ma che negozi, Sì, ti prendono sempre. Ma vai non alimentare, l'italiano va nell'alimentare. Portami a dormire e ti faccio una pasta. Allora, sin ciao. Oddio. Porta. Il popolo vietnamita si lascia impietosire dai viaggiatori bagnati e disperati. Fanno tenerezza. Si è trovata casa. Sì. Non la prima, ma la seconda. Sembra anche una gran casa. Ma questo è un casone. La notte fa freddo, siamo molto bagnati e avevo un po' paura di non trovare lungo la strada, quindi... Io mi sento di dire che lo trovo un po' provato, comunque. Sì. Guarda come è iniziata questa tappa. Più che Fabio Caressa, sta diventando Fabio si stressa. Nel mentre i brillanti, ancora impegnati nella ricerca... Io chiedo, ma come si può andare nella pioggia con le ciabatte? Cioè, io ho un problema. Beh, in realtà ti bagni lo stesso. Broncopolmonite immediato. Ah, beh. I Caressa! C'è posto? Dai, dormono insieme. They're looking for a place to... Do you know some place where they can go? No, qui, tutti insieme, dai. Oh, you can't sleep at the same place? Yes, it's fine. Ha detto di sì. Veramente? Ah, grazie. Così le braccia a fare, l'ha detto lei, mica Caressa. Madonna. Comunque sembra veramente che sia a casa di Caressa. E mi stai dai, incitando. Vi faccio venire con dai, me. Dai, vabbè, potete dormire con me. Dopo la sfuriata, comunque, un sorriso. Se lo merita quest'uomo. L'unica cosa temo dormiremo sul pavimento, però... Vabbè. Sono pronto, eccomi qua. Chiamatemi pavimento, man. I Fratum, rimasti gli unici sotto la pioggia. Sono quelli in bici. Non credo. Ma io chiedo, ma se uno vuole, può non dormire, andrà avanti? No, non puoi. Non puoi. Sei obbligato a fermarti nel momento in cui te lo dicono. Grazie alla passione di Artem, la box, vedono una possibilità di mettersi all'asciutto. Ma wow, bello. Allora, sono felice pure io, sono contento pure io. Non ci credo a me. Ma sì. Tutte le mutande bagnate, lei non ha idea. Che sta facendo, Damian? È il bimbo che suona. No. Okay. Con i versi degli animali alla fine si capisce sempre. Sono internazionali quelli.
Oh shit. Guarda il ragnone che c'è là. Oh damn! Ma è enorme! Porca troia. Mani, cosa sta facendo? No, signora, no, no, no. Signora. Signora. Ah, vabbè, ma magari è domestico. Tipo adesso fa Rufus. No, Rufus. Vieni qua, Rufus. Rufus, vieni qua. Ehi, addio. Ma non era un tagliapatate quello, era un cattura ragni. Che schifo, lo toccatelo sempre. Guarda che quello che era sceso da lì era così. No, vabbè, ma l'hai visto? Non lo figlio. Io nemmeno, lascia fa Ben poi... che spe... Guarda quanto è grosso. Come schizza. Careful. Non lo cuciniamo quello. Chiamalo ragno poi, è una pantegana. Lei è abituata, lo ma sì che così, sono abituata. Mentre i pasticceri fronteggiano una visita sgradita, Italia e Argentina ne ricevono una sorpresa. Ma è tutto quattro lì fuori. Anteprima, in cosa consiste la missione animista di domani? Ma no, spoiler! Ah, bello! Ah, per farle preparare. Sì. Incontrerete degli sciamani. Bello. Lo sciamano gli chiederei una protezione contro i ragni. Come prima cosa. Punto. Ora avete la possibilità di scegliere una patologia e indicare quale coppia ne è affetta. Oddio, io ce l'ho tutte. Tulanti, gli sleali e gli egoisti. Ma cosa sono i nomi di nuove squadre? Dovrebbero chiamarsi così, come i sette peccati capitali. Bello. Vi faranno bere una pozione che richiederà un diverso tempo per fare effetto. Ah, quindi vi rallentano. Ma cosa c'è nella pozione? Mi scusi. Sono tutte uguali però. I pasticceri per noi sono permalosi. I pasticceri domani dovranno aspettare 11 minuti. Ma 11 vabbè, minuti, onesto. Brava. I superbi. Perché abbiamo Nancy. Più diva di voi. Sì, assolutamente sì. Ma non è vero, ma per non mi ha dato. È umilissima. Dovranno aspettare 7 minuti. Però se non li fai vedere il minutaggio, alla fine non è che cioè scelgono. Eh sì, no, è a caso. Vanno un po' a caso. Adesso tocca a voi. Noi siamo pigre. Io vi capisco. Dio, adesso mezz'ora. 5 minuti e basta. Hanno scelto giusto. Brave. Beh, alcuni non ce li hanno detti, li vedremo domattina. Direi che si potrebbe anche andare a letto. Oh, hanno fatto l'impossibile, no, Vietnam. Beh, che bello però dormire sul ring. Potresti un po' svegliarti? Ringoglionizzo. Beh, questa è bella. Posso dirti? Oggi... Questa è la più bella questa che più hai bella. Fatto delle tue grazie. Cavolate grazie. Che dici. Grazie. Aspetta. Sì, non t'ho visto. Sembra Barney in How I Met Your Mother. Le coppie hanno dormito tutte nella piccola cittadina di Bacca. Oh, ha smesso di piovere almeno. Speriamo che rientra il nostro amico, perché gli abbiamo chiesto se ci dava un passaggio. Ah, c'è il passaggio di mezzo. Guarda che qua tu dici di no, sono andato in stanza adesso a vedere. Non c'è da svegliarlo questo. Ma sta dormendo. Ma lasciate dormire quest'uomo. Ha fatto un po' tardi lui con i suoi amici e quindi stamattina l'abbiamo dovuto svegliare. Ha fatto nottata, ha fatto after. Vanno a svegliarlo. Eh? Poverino, è nudo. Come nudo? Come nudo? Dove dorme? In un alveare? Cos'era? Voglio risolvere il mio gusto ripilante per le camicie. Ah, gli sta facendo tutta la sua. Ah, è lo sciamano lui? Sì. Sono rivolto ad uno sciamano perché in Vietnam è considerato l'intermediario tra l'umanità e il mondo degli spiriti. No, ma lo sciamano quando lavora con un altro fa un lavoro a due mani o è sempre sciamano? E dopo che mi bagno cosa usa? Lo sciamagano. Lo sciagamano. Come che ti dice? Lo sciagamano. Dovremmo fare tipo per ogni serie che facciamo, poi alla fine della serie bisogna votare la battuta più brutta che abbiamo fatto. La vinci. Mani basse. Ma proprio no, ma ero solo io in gara. Cioè anche perché la migliore tra le sue. Cioè tra le mie quella è la più brutta. È una pozione, ora la deve bere. Deve essere buona. Oggi è scatenato. No. Questa è bella. Questa però. È bella. Questa, però. Questa è bella. Non può entrare in gara nelle tue brutte battute. Radio. Radio. La radio. Pronto? Vi rimetterete in viaggio secondo l'ordine in cui mi avete raggiunto ieri. Cosa faccio? La permanente?
parte per prima la coppia Italia-Argentina. Ok, vai, vai. Ripartono da come sono arrivati ieri. Sì. Il mercato è un luogo caotico e le coppie devono attraversarlo in cerca di una bandiera rossa. Cerca, cerca, cerca. E hanno assegnato ad ogni coppia queste patologie. Trovatene uno nel mercato cercando il simbolo di Pechino Express. Ma io sono l'uomo delle domande strane, ma questi cartelloni se li portano dall'Italia? O ogni volta che vanno in un paese c'è una ditta che stampa su carta? Sai che secondo me li fanno lì perché portarli è un problema. Permalosi addirittura. Non sapeva che tipo abbinarci, ci voleva scrivere i migliori, però secondo me mancava quei migliori. E questo è il motivo per cui ci ha dato ecco la risposta. Permalosi. Cioè bisogna aspettare 11 minuti, tantissimo. Maledette. Cioè allora adesso si stanno mettendo contro tutti. Per forza. Boriosi. I boriosi. Ma che cazzo dice i boriosi? C'è una roba negativa, boriosi. So che dice to. I raccondi. I raccondi, praticamente che siamo sempre l'ira. L'ira. Perché... Questo è a pennello, possiamo dirlo? Ha litigato da quando sono arrivati. O i caresso. Ma il caresso solo lui. L'uno. Solo lui. Il caresso. Il caresso. Se era il caresso era il raccondo. Il raccondo. Eccolo, 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 eccolo. Ok, eccolo, eccolo. Trovato. Eccolo lì, è lui. Proprio lui. Guarire, fammi guarire. Non lo so, oggi sono scatenato. Ti fanno ridere gli sciamani. Cioè sono veramente brutto, lo riconosco. Vabbè, ma adesso cosa ha detto? No, che quando uno sciamano comunque deve fare, deve stare un po' più calmo. Cosa gli dici? Sciameno. Posso dirlo? Sciameno. Sono tutte belle quelle con sciamano. Si è trasformato in un T-Rex. Buono, buono. Per la gola. Black, soprattutto. Siamo sempre nebbiati, abbiamo troppe cose da pensare quando... E poi l'autista lo lasciamo andare via. Ah, non hanno fermato l'autista che li aveva portati fino lì. Oppure l'avevano fermato e poi l'hanno perso. Comunque non sta facendo effetto. No, ho sbagliato io. Ma le invidiose. Che ridere, madonna. Porelle. Se ci danno delle invidiose vuol dire che è un sentimento che loro conoscono. Credo che la lotta tra loro due sia aperta, eh. Ragazzi, ieri era un matto quello che guidava con voi. Sì. Ah, la trovate. Infatti noi cercavamo di farlo fermare. Io ho detto delle cose ma non contro di voi perché mi sono spaventato. No, tu le hai dette contro... caro Fabio. Prendete provvedimenti, non era contro l'autista, eh. Sì, anche perché... Dove lo trovavano l'autista, dai? Se tu vuoi correre va bene, ma non è una gara di Formula 1 questa. Tu vuoi correre, a chi lo dici? Che noi in macchina non possiamo sicuramente, alla nostra età, chiedere ad uno di correre sotto la pioggia. Capisco lo sfogo della sera prima di Fabio sul momento, ma adesso spero che abbia capito che loro non c'entravano nulla. Beh, ma gliel'ha detto comunque. Volevo che prendessero provvedimenti non contro di voi, contro le macchine Fabio che fanno così. Fabio non ci capiva proprio. Contro le macchine di tutto il Vietnam! Ma Fabio, a sto punto dimmi, sono sbagliato, cioè, ieri sul momento. Non contro di voi. Ci va una nuova legge. Ti immagini aprire puntata che c'è la scritta. L'autista è stato trovato e hanno levato la patente. E poi con la busta in mano ho scritto i petulanti. Ed è tutto perfetto. Noi abbiamo segnalato di prendere provvedimenti, ma non è per voi. E allora scusa, con chi li prendi i provvedimenti? Col signore che è tornato a casa sua? Infatti, dai. Di cosa stiamo parlando? I pasticceri ripartono con la stessa macchina della mattina. Vedi, loro sono bravi a fare sta cosa. Go. Grazie del malus! No! Yeah! Che cosa? Per niente per malodi comunque. No! Per niente per malodi. Fattura che non guaglio, corno, bicorno, fattura che non torna. Ciao. Lui ha un'energia immensa comunque. Sì. Sempre assurdo. Energico, ottimista, positivo. Mi devi dire cosa è meglio andiamo fare. Andiamo avanti, camminiamo. Ok. Non ce la fanno. Loro due non diventeranno una coppia neanche a fine Pechino. No. E lo vincerà. Non ce la farà. Quanto fa ridere se poi vincono loro? Brutta la risposta della Corvaglia. Certo è che camminavate a centrostrada per non farci passare. Ma che brutta, ti ha detto che era uno scherzo un secondo dopo. Scherzo, sto scherzando. No. Sto scherzando, l'ha detto un secondo dopo. No, più che altro voi stavate in mezzo alla strada per non farci passare significa... Che sei scema. No, mi dissocio. A me sembra un po' too much. Ma già. We are two models and we need a ride. Yes, thank you. Ma scusa, ma se eravate due bidelle non ve lo poteva dare? Cosa c'entra? Siamo due modelle. Vabbè, uno ci prova, dai. Recuperare, gna gna. Ha funzionato. My name is Tom. Tom? Tom. È Tom lui. All this, I have to tell you that doing all this, it's harder because you have to care about her too. Ma secondo me è un po' più lei che si prende cura di te. Da quello che stiamo vedendo, assolutamente sì. When I go to another country, another... Yeah, exactly. Questo è un buon motivo per aiutare. Ah, con così. No, non sto facendo la bella lavanderina. La tipa non può fare la sciamano, ma dovrebbe fare la sciacquamano perché era un po' nera.
Borderline questa. Sì, borderline. La metto fuori dal podio. È lì. In vasche piene di piante d'indaco come questa, da 300 anni queste donne tintura tingono i tessuti ottenendo un colore preziosissimo. Incredibile comunque che una foglia ti dia il colore blu. Dopo anni di duro lavoro portano un segno indelebile. E loro hanno le mani blu ormai. Sì. Ma dei guanti? Chiedo, eh. No, vabbè, io non lo so, magari è una cosa, nel senso, se hai le mani blu, sei la regina del villaggio, non lo so. I viaggiatori dovranno trovare la propria donna indaco e portarla al libro rosso di Pechino Express. Ah, devono trovare una donna con le mani blu. E portarla al libro rosso. Hanno tutte le mani blu qua. La signora mani indaco, blu, sì, blu. Indaco. Magari sono una signora che ha la circolazione che non va tanto bene. No, ma devi trovare una con le mani blu, penso, okay, no? Vabbè. Per forza. Non basta trovare una donna dalle mani indaco, ma bisogna cercare anche il logo di Pechino Express. Ah, c'è pure il... Allora no, non puoi prendere una persona per strada con le mani blu e portarla. La povera che mai, vieni con noi, vieni, ti porto io questo che pesa. Vieni con noi. Vieni con anche questo. Dio, la bambina, oddio, la moto. Aiutatela. No, sto scappottando tutto. Vai signora, sei brava. No, ha perso i gambaletti. Mannaggia i gambaletti, signora. No, gambaletti. Le è scesa la calza. Le ballerine. Eccoci. Chi è arrivato primo? Forse i pasticceri. Di nuovo però. Anche secondo me. Vediamo in che posizione siete arrivati. Quinti. Sesti. Ah, bene, dai. Sesti. Per loro va bene. Settimi. Sei. Ma loro hanno avuto un botto di malus. Sì. Ottave. Bene. E quindi ultime. Guardami. Eccole qua. Quarti. Allora hanno vinto Italia-Argentina. Secondi. No. Prima. E ballerine. No. Tra l'altro testa a testa tra di loro. Direttamente in Laos. Non ha più voce per urlare. Se lo meritano le ballerine? Si sono arrivate prima, sì, ma prima o poi ce la faremo noi. E lo metteremo pure. Vabbè, dai, sportive, brave. Le ballerine ci daranno malus, lo so già. Sì. Lo so anch'io. Lo sappiamo un po' tutti. Siete la prima coppia qualificata per il Laos. Per noi l'invidia non sappiamo neanche cosa sia. Penso sia stato un aggettivo un po' infelice da parte loro, perché umanamente non ci conosciamo ancora. Vabbè, ma dovevano assegnarlo a qualcuno. Avete avuto un attimo il battibecco, su via, dai. Sì, dai, ci sta. Fa parte del gioco. Ma noi non portiamo rancore, tranquille. Sì. Però vi beccate il malus. Ecco, a voi, 15 minuti. Io sono meglio di te, tu sei meglio di me, ma quando mai, ma chi te l'ha detto, bla bla bla. E c'hai ragione. Sogno come mood di vita. Dobbiamo cercare la Cina, dobbiamo cercare, mi capi quante cose dobbiamo cercare? Quindi non dobbiamo cercare di rompere. Oh, madonna, ragazzi, ma fantastico. Nella coppia dei Canessa, chi è il più competitivo? E beh, ma Fabio è più grande. Io devo chiedere scusa oggi. Si cosparge il capo di cenere. Ieri mi sono un po' spaventato su quella salita con l'acqua. Poi Barbara mi ha spiegato invece come sono andate le cose e quindi le devo chiedere scusa. La verità è che sono a volte ingestibili e difficile comunicare. Bravo Fabio che ha capito. Sul momento ci sta, tuo figlio è in macchina. Però per il testa a testa servono sempre due teste, eh? Una da sola non si fa la lotta. Va bene. Allora, insiste questo, eh? Ma dai, il testa a testa andavamo a 10 all'ora noi. In effetti loro andavano piano. C'è da dire questo, loro andavano piano e l'altro è passato. Dovete ovviamente assegnare un malus. Guarda, io costa non porto rancore. Tra l'altro non siamo invidiose, no. Ma lo diamo a Italia-Argentina. Ai fratem. A noi. E invece? Ma noi non c'entravamo proprio niente. Ma infatti, scusa, ma che senso ha? Perché altrimenti ricadevano nel... Non potevano darlo a loro dopo il discorso che hanno fatto. Però niente di personale. No. Ma non da quello. Non ti preoccupare. Sì, però sei più coerente se sei in battibecco con me, me lo dai a me il malus. Però siete forti. Ma pure voi. Ah, vaffanculo. E comunque io continuo a essere Artem come mood di vita. Sì. Non sta capendo cosa sta accadendo. Non batte ciglio. Ma distruggere. No. Antonio? No, siamo assolutamente felici di questo. Dovrete individuare nel museo la bandiera del Vietnam. Me la potrete portare e poi potete partire. Mazza, o lunga. Un pezzo in più. Ballerine, voi potrete passeggiare sul ponte di vetro più lungo di tutta l'Indocina. Che bello. Questo è quello visto. Di Instagram. Oddio. Bellissimo. Che preferirei fare il malus. In questa tappa ci sarà un altro libro rosso dove troverete me.
Un altro libro rosso. E la prima coppia a raggiungermi sarà la seconda coppia a qualificarsi direttamente. Bello! Bello, ah, bello. Mi piace. Vi distribuirò degli smartphone con cui dovrete aiutarmi a fare un reportage. Che devono fare un videovlog? La strada per lasciare il villaggio di Lao Chai non è molto trafficata. È vuoto qua, non c'è nulla. Silent Hill qui, eh. C'è pure la nebbia. Nel museo non è facile trovare la bandiera, perché bisogna saper vedere oltre. Ah, ma non è dentro lì. È fuori. E Italia e Argentina si accontentano di un piccolo bus. Porca E qua bisogna prendere quello che arriva. Per su sta strada assolutamente. Don't stop, go. No. Si è stoppato però. Vieni. Yes, vai. Fino adesso hai detto no. Ma questa ve la ricordate poi o no? Ma mica l'avete fatto fermare voi. Non stop. No. Allo. Lui dice: perché ho aiutato voi e non posso aiutare tutti? Ora fanno il pulmino di Pechino Express e vanno tutti in giro insieme. I giganti. No, non ci credo. Raga, li carica tutti. Eccoli qua. No space. Ma non ci voglio credere. Ci hanno caricato tutti e loro no. Go, come on, where are they gonna stay? Ma lui si ferma, non interessa dove li mette. Ma raga, ma cosa sta accadendo? È la prima volta che vedo così tante coppie insieme comunque. Ma poi è bellissimo perché continuano a dire no e poi appena salgono, sì, tutti. Qua una coppia che prende una macchina guadagna tanto, Da tutte queste coppie, tra l'altro. Tutti uguali, No, aspetta. Siete tutti bastardi, sai? Siamo tutti stronzi. Non so se hai visto l'eroe. Che non sta capendo assolutamente cosa sta accadendo. Guarda. Lui. Ce n'è due, c'è uno che dorme. Perché non abbiamo preso l'autobus? Abbiamo sbagliato tutto. No, dai, se prendi la macchina rimonti, Artem, l'ho trovata, è qua, guarda. Qua, disingenuo. Ora e mezza per cercare sto schermo. Anche i Fratm, appena partiti, trovano un'auto e possono così tentare la rimonta sulle quattro coppe. E che auto? Questa spinge. Grande rimonta. What's your job? My father is a doctor. E allora? Cioè, no, qual è il collegamento? Quindi? L'unica cosa che Farmer non è farmacista, è contadino. Ah, è contadino. Ah, ecco perché non la capito. Mio padre cura un sacco di contadini. Sta così quei contadini. Ora è veramente alto però. Mamma mia. Ma datemi il malus, vi trovo 10 bandiere piuttosto. Mentre i Fratm completano la loro rimonta. Oh, piccaggio. Oh, li ha preti. Sono dietro. No. Porca puttana ladra. Riuscendo a sorpassare 4 coppie in un colpo solo. Slam fight. Peccato che li ferma, perché sennò andavano dritti al libro loro. E li sto. E voilà, si va a nanna. Eccola. In questi modo dormono tutti insieme appassionatamente. Ce l'hanno zumbato come birillo. Sei. Niente. Lui ha la mano, è tornata a casa, si è dovuto operare. Mano blu pure lui. Eccolo lì. Arriviamo. Siamo arrivati. Ora non vorremmo peccare di però se... Però, ecco, però siamo vicini, sentiamo che Laos è vicino. Sono curioso di vedere la classifica. E tu non conosci nessuno che ci può aiutare domani mattina per... Giusto, bravo. Torneremo in Italia dalle nostre famiglie ed io finalmente potrò abbracciare mio figlio. Mio figlio? Ma da quanto? Che non lo vedo da tantissimo tempo. Ti prego, io sto soffrendo. Cosa si sta inventando? Guarda. Wedding studio. Vogliamo chiedere? Ciao. Ok. Sì. Okay. Pensate, in un negozio di abiti da sposa. Ma nei negozi devi provare. Sì, provo. Ma cosa stanno facendo? Signori e signori, voi volevate i brillanti? Eccoli. È più brillante di così. Al primo posto ci sono i Caressa. Bravissimi. Dietro di loro troviamo le Amiche, che pensano di essere prime, tra l'altro. Al terzo posto ci sono i Fratm, che nonostante il malus ricevuto dalle ballerine, che ha preso la macchina, chiude la classifica il gruppetto di 4 coppie che hanno viaggiato insieme sul bus. Guarda quanto sono indietro. È arrivato il momento di utilizzare gli smartphone che vi ho consegnato ieri. Prima di lasciare il Vietnam devo mandare assolutamente delle fotografie a mia mamma. Anche quest'anno le foto. Mi pare giusto comunque. Dei bufali in un campo. Un contadino o una contadina che indossa un non la, il tipico copricapo vietnamita. E un gruppo di almeno 10 motorini con i Sì! Molte coppie decidono di provare a scattare le prime foto per la mamma di Fru. 1, 2, 3, 4, 5. Sì, non puoi fermarne 4, aspettare che ne passano 6. Mi metto anche io qua in mezzo. Ma cosa ti metti tu? Dai, sì. Dai, è giusto che si è messo, ci sta. Picture, mettiti qua. Questa era la più difficile. Ciao,
ragazzi, siete voi! Arrivano anche i giganti. Ma ci stiamo? Un pezzo, sì. Ah, basta andare insieme! E anche i Caressa sono fermi. Hai visto? Che è successo? Ha fame! Non vuole! Le porti dietro! Guarda, è incazzato, non vuole. Ma come è incazzato? Si è alzato male stamattina, col piede storto e non vuole prenderlo. Just like them! Poi perché devo stare scomodo? Ciao Fabio! Allora, raga, chi arriva primo al libro rosso va direttamente alla prossima tappa. Sì, lo so. Io però riguardando le riprese mi arrabbierei tantissimo. Adesso possiamo salire sul cassone. Secondo me se qualcuno te lo chiede... Cosa c'è dietro? Le angurie! Immondizia! Tu non conosci le angurie, secondo me. Sai, in Giappone sono quadrate! Sì, ma questo non è quadrato, questi sono sacchi. Non ho fatto in tempo a buttare l'organico stamattina. C'è una ragione che cresce in me. Bravo, Balelli! Ma no, ma è un grande lui! Vabbè, già che io vi porto, però mi cantate una canzone. Tutte le coppie continuano a fermarsi per scattare le foto. Ehi! Dove stanno finendo? Non lo so, a casa della gente. Vai, ragnatele! Ah, venimo, vai. Mm. Mancata di una per la foto al bufalo. Beh, è molto bella, però. Questo è rischiato, No, vabbè, ma se vai lì con le mani alzate. Andiamo via, che erano 5. Andiamo via. Questi hanno perso i bufali per colpa nostra. Guarda con quello che sta rincorrendo i bufali. Quello ha perso il lavoro. L'altro ha perso la macchina. Ma che puntata è? Soprattutto il tipo si è imbufalito. Sorriso. No, senza sorriso, però va bene. Arrivate, mia mamma, sì. Vediamo. Vediamo. Dipende da che foto avete fatto. Siete arrivate. Non siete prime. Prime! Cosa? Prime! Ah! Mi hanno pregato. Occhiaia! Ha tirato giù tutto! E loro sono arrivate prima di noi, Laos. Noi siamo arrivati per seconde. Siamo! Le prime due coppie. Sorry. Please. Con Guy. Vabbè, please, lasciamo please. Stare, dai. Ok, Leo! C'eravamo prima noi, però, Fabio, Fai finta di niente, Leo, siamo disperati. Però se lo facevano a lui, mamma mia. È una gara, ci sta. Ma se no... No, please. Please. Purtroppo questa cosa con i giganti ci va proprio male. La macchina non ci carica e in più abbiamo fatto un torto ai giganti che potrebbe ritorcersi contro. Il karma. Tutte le coppie riescono a mettersi in viaggio per raggiungere l'ultima missione. Thank you. Cominci a parlare, fai qualcosa, innamora, dai un bacio, fai qualcosa. Ma no, Fabio! Comunque quando c'è la competizione. Un po' meno. Un po' meno. Voodoo e Black Tie ha una tradizione molto particolare. Una volta sposate, le donne non si tagliano più i capelli. Dovete trovare una donna vestita con abiti tradizionali come quella che vi ha accolto nel villaggio. Farle sciogliere i capelli e misurarglieli con l'aiuto del nastro. Solo quando troverete una donna con i capelli più lunghi del nastro. Ah, con i capelli più lunghi del nastro. Tirati bene bene. Questo giù così e questi tirati bene. No, il nastro è più lungo. Non va bene. Ok, thank you. Questi sono cortissimi. E adesso se li deve rifare. Ammazza che capelli che c'hai. Quanto sei bella. Sì. Ok. Go. Ci siamo. Occhio, c'è il cancello. Vai, amico, è il momento. Sì, vabbè, carissa. Ma tu ti sei fatto male, non correre. Ma non me ne frega una mazza adesso. Faccio come in finale Champions League. Piuttosto mi strappo la gamba. No, perché piuttosto mi strappo una gamba adesso. Ma non è la finale. Mamma mia, che testa che c'ha. Fosse la finale, c'ha ragione sua figlia. Fosse la finale, ti dico, vabbè, butta tutto e poi torniamo a casa. Ma no. Possono arrivare anche comunque secondi, terzi. Ma anche perché non mi sembra che siano verso l'ultimo. Infatti, guarda, non arrivare ultimo. Qui. Vai. 300 meter. Sì, da questo, dai, 300 metri. Questi a piedi fanno, questi arrivano quindicesimi, addirittura la stagione dopo. Caressa senza un piede, adesso sale tutti i gradini. La faccio, Lucas. Esatto. Allora. E allora, attaccala piano. C'è da dire una cosa, qua non serve correre. A meno che non vedi arrivare dietro di te una coppia. Oh, ecco. Bravi, dai, dici la classifica, Costa. La coppia vincitrice di questa quarta tappa di Pechino Express è... Chi è che vince, dai? Caressa? Secondo me sì. La coppia delle amiche! Ah, sì? Quando hanno superato tutti? Io sta puntata sono stato preso a schiaffi dal montaggio. Bravi montatori. Bravi. La coppia arrivata in seconda posizione è quella di Caressa. Comunque erano lì, Vedi che c'erano. La coppia arrivata terza... è quella dei pasticceri. Complimenti. I pasticceri terzi, Ultima al traguardo finale, quindi a rischio eliminazione. I
brillanti per me ultimi. È la coppia dei giganti. Giganti. Eccoli qua. E niente. La seconda coppia a rischio eliminazione è quella dei brillanti. Ma sai che ti dico che adesso proveranno a eliminare i brillanti. Amiche, chi volete eliminare? Vediamo se usano la strategia. Eliminiamo la coppia dei brillanti. Hanno usato la strategia. Credo però che il percorso che ha fatto Nancy, cioè lei ha avuto modo di dimostrarci che è una bestia, è stata bravissima, è venuta fuori una tigre e adesso è stanca. No, allora no, però non l'accetto sta motivazione. No, mando no, è tutto perfetto tranne adesso è stanca. No. Esatto. È talmente forte che la mando a casa. Allora, allora vogliamo fare strategia, facciamola. I brillanti sono più forti dei giganti, li mando a casa. No. Punto, così deve essere. Brillanti, siete eliminati. Eliminati. Mi dispiace. Sì, anche a me. Però complimentoni a tutte e due. Incredibile. Tre puntate ai primi posti, quarta puntata vai a casa. È la legge di Pechino, caro Matt. Ne sbagli una. È la legge di Pechino. Infatti, è meglio essere costanti e arrivare sempre in mezzo. Pechino non perdona. Farti scoprire. Esatto. Ciao a tutti. Grazie di tutto. Bella grazie, coppia. Grazie ragazzi. Nella prossima puntata. Siamo in Laos. Aia! Vabbè, ma sempre per terra, Antonella! Non fa un cazzo, ma mi sono rotta il cazzo! Attenzione! La coppia è scoppiata!